collegherà Firenze al centro di Sesto Fiorentino, passando per l'aeroporto, con una nuova fermata al polo universitario, senza interruzioni e cambi. Il collegamento atteso è finalmente realtà. È stata così trovata la sintesi e la mediazione sul prolungamento della linea 2 della tranvia fiorentina, che potrà entrare così nell'area universitaria, fermando alla Madonna del Piano, per poi collegare le aree interne attraverso un sistema di bus navetta e un percorso ciclabile. Sono queste le novità dell'intesa annunciata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, insieme ai sindaci di Sesto e Firenze e all'Università. È una mediazione, infatti io ero partito con un percorso più veloce da Sesto verso Firenze. Le esigenze che sono significativamente state quelle del polo scientifico ci portano, come dire, a fare una deviazione, ma è una deviazione ragionevole che copre tutto il polo perché riesce a essere lì alla Madonna del Piano, esattamente fra quello che è il CNR, quella che è la facoltà che porta più persone, ovvero quella di chimica, e poi ce ne faremo carico come regione un piano che nel contesto del trasporto pubblico prevederà con linee di bussini il collegamento con tutte le facoltà all'interno del polo in questa intermediazione con la fermata che si chiamerà Polo Scientifico Universitario di Sesto. L'obiettivo era quello di arrivare a una soluzione che potesse in tempi ragionevoli dal centro di Sesto Fiorentino arrivare a connettersi con quello che è la rete della tranvia nella linea 2, che è poi quella che copre la nuova Firenze, la Firenze del Palazzo di Giustizia, delle tre facoltà universitarie, del terziario avanzato che si sta creando a San Donato di Novoli. C'è una grande intermodalità con ben quattro stazioni ferroviarie, in particolare segnalo quella di Firenze-Castello. Una volta realizzato il raddoppio ferroviario della Lucca-Pistoia, sarà possibile, ci auguriamo in tempi celeri, da Viareggio arrivare a Firenze-Castello, prendere lì la tranvia, perché ci sarà la fermata della linea di Sesto, e arrivare non solo a Peretola, a Novoli, ma in centro storico anche tramite la tranvia. Sui tempi previsti per l'entrata in servizio si va fino al 2030, quando sarà completata tutta la rete tranviaria dell'area fiorentina. Abbiamo altre linee che sono pronte a partire. Piano piano le faremo tutte e sarà un investimento totale di 1 miliardo e 800 milioni di euro. Abbatteremo 30.000 tonnellate di CO2 con 80 milioni di passeggeri a regime all'anno, quindi la più grande opera tranviaria d'Europa. Ancora da definire i dettagli che coinvolgeranno sempre gli enti locali e l'università. Credo che il lavoro di sintesi è stato fatto, sia un lavoro molto positivo, soprattutto è importante ora affinare con le prossime passaggi progettuali, tutti gli aspetti su cui si può migliorare e venire incontro alle varie esigenze e bisogni di trasporto, ma soprattutto dare un'accelerata a questa linea tranviaria, che sarà molto importante per il futuro non solo di Sesto, ma di tutta l'area metropolitana fiorentina. Una rivoluzione per il polo universitario, su cui gravitano già 4.000 tra studenti, docenti e ricercatori, ma ne sono previsti almeno il doppio quando ci sarà anche la scuola di agraria. Sesto è un polo per noi strategico, di eccellenza. Abbiamo degli insediamenti importantissimi, direi a livello internazionale, che vanno salvaguardate e io credo che l'istituzione in generale, quindi in primis la regione, voglia valorizzarle e fare in modo che queste possano essere fruibili dai lavoratori e soprattutto anche dagli studenti che sono molto numerosi. Credo che la cosa importante sia quella di trovare una soluzione, perché senza nessuna soluzione a quel punto saremo un po' tutti sconfitti.